Quello che vi voglio dimostrare qui è che l'evaporazione obbedisce ad una legge di diffusione. Dovete ricordare i risultati precedenti. In particolare possiamo dire che il potenziale chimico è una funzione della densità in questo caso del vapore. Questo perché se voi guardate questa espressione in cui compare EV su E0, EV su E0 sono le pressioni parziali del vapore. Mediante la legge che è una cosa che avevo scritto sulle slide che avrei voluto mostrare, ma che evidentemente ho cancellato messo da qualche parte. EV è la pressione parziale del vapore. EV è uguale a che cosa? Rho, che è la densità, RT, per la legge dei glass ideali, diviso un rho 0 RT, rimane rho su rho 0. Quindi, allo stesso modo in cui il potenziale chimico era una funzione delle pressioni parziali del vapore, era una pressione parziale della densità, che è una cosa che mi serve qui perché l'equazione di continuità è come l'equazione di continuità, qui c'è un segno meno che manca, che avevo corretto nelle slide nuove, qui c'è meno, J è meno e qui c'è un meno, compare qua. L'equazione di continuità sì, ha un meno qui e un meno nel J che si compensano, va bene. De Rho su dt ha questa espressione e al posto di J vado a sostituire l'espressione che avevo ottenuto prima di Onsager e ottengo un'espressione di questo tipo in cui ho la divergenza di una certa quantità che vedete sotto L de mu su de Rho, che ha le dimensioni di un coefficiente di diffusione per il gradiente di Rho. Sì, qua deve comparire un segno meno perché sia giusta l'equazione. E quella lì è un'equazione di diffusione. E qua compare pure il segno meno. Questa è un'equazione di diffusione, quindi si vede che l'evaporazione avviene perché aumenta l'entropia e l'effetto sul trasporto di massa è la diffusione di che cosa? Del vapore in questo caso. Cosa vuol dire diffusione del vapore? Beh, perché c'è la diffusione del vapore? Abbiamo visto che il motore è il gradiente del potenziale chimico. Questa questione, che sia il gradiente del potenziale chimico e il motore, si vede anche nella termodinamica dell'equilibrio. E il sistema tende a un equilibrio che è descritto da questa equazione che si chiama equazione di Clausius-Clapeyron. Di solito in realtà non si vede l'equazione di Clausius-Clapeyron, ma si vede questo diagramma che è il cosiddetto diagramma delle fasi. Che cosa mi rappresenta? In ascissa la temperatura, in ordinate la pressione del mio sistema. E suddivide il piano a pressioni e temperature in varie parti, ciascuna delle quali corrisponde ad un diverso stato chimico dell'acqua, o in particolare a diverse fasi dell'acqua, liquida, gassosa e solida, in questa situazione. Queste tre fasi sono separate da tre curve. Lungo queste curve il potenziale chimico delle due fasi adiacenti, cioè per esempio liquido e vapore, la linea rossa,
sono in equilibrio, cioè il potenziale delle due fasi sono in equilibrio e il potenziale chimico è uguale. Cioè quindi il potenziale chimico non solo stabilisce da che parte si muove il vapore, che c'è un movimento di vapore, ma stabilisce anche in uno spazio interno quello delle fasi in che direzione si va. Se io mi trovo per esempio a 300 punto, alla pressione di 101,3 ectopascal, kilopascal, sì, quindi siamo pressione atmosferica questa. E mi trovo a questa temperatura, 300, beh, questo è il punto di ebollizione, diciamo a 300 gradi Kelvin. Lo stato di equilibrio del mio sistema è liquido. Quindi la termodinamica dell'equilibrio mi dice che il mio sistema è prevalentemente liquido. Tuttavia questo diagramma mi dice anche un'altra cosa. Se io vado da qui e vado a trovare per quella temperatura l'incrocio con la curva rossa, mi trovo un'altra pressione. Questa pressione è la tensione di vapore. In quello stato lo stato di equilibrio, quindi per un sistema, per un determinato sistema, non è mai formato da una sola fase, ma è formato in virtù del secondo principio della termodinamica dell'equilibrio, da due stati presenti contemporaneamente, presente lo stato liquido e lo stato gassoso, lo stato solido e lo stato gassoso. La pressione parziale dello stato gassoso è sempre descritta da questo diagramma. Cioè, se sono qua di temperatura, sono nel liquido, però ho anche in equilibrio con esso una tensione di vapore che ha evidentemente una pressione parziale inferiore a quella dell'atmosfera. Però, per esempio, qui che cosa mi dice? Qui siamo nel punto di ebollizione, in effetti la tensione di vapore è esattamente la pressione. L'acqua bolle quando la temperatura, cioè in quel punto siamo nel punto di ebollizione in cui le fasi vapore, la tensione di vapore equivale alla pressione atmosferica, quindi tutta la fase, cioè il vapore tende ad occupare tutto lo spazio e avere pressione pari a quella dell'aria. Non tutto lo spazio, tutto non è lo spazio perché mi sono espresso in maniera corretta, tende ad occupare tutto quello che può occupare. Quindi il grafico delle fasi può essere usato in questi due modi, e per stabilire all'equilibrio qual è la fase prevalente, però anche per stabilire qual è la tensione corrispondente ad una tensione di vapore corrispondente ad una determinata temperatura. Tutto questo si studia se volete, proprio la ragione di queste transizioni è legata appunto a quello che prima sembrava era un oggetto misterioso, il potenziale chimico. Quando il potenziale chimico del liquido e del vapore è in equilibrio, siamo sulle curve. Quando non siamo, siamo in una delle altre regioni, il potenziale chimico del liquido, qui in questa zona, è inferiore al potenziale chimico del solido. Questa,
potenziale chimico da questo punto di vista si chiama energia libera di Gibbs, dal grande termodinamico dell'Ottocento, ancora che aveva già concepito e capito tutte queste cose. Il suo lavoro è un lavoro straordinario. E quindi il potenziale chimico distingue tra queste partizioni all'equilibrio. In particolare la distribuzione, come sono fatte quelle curve, si può anche calcolare in modo esplicito, almeno sotto alcune funzioni semplificative, e la curva di separazione fra lo stato di equilibrio di vapore e di acqua liquida ha questa espressione, cioè un esponenziale, ed è funzione della sola temperatura. Dal resto lo vedete anche qua. La linea rossa, ma per questo anche la linea blu e la linea verdino, sono funzioni della sola temperatura fissata, e la pressione che ne risulta è data in corrispondenza. A questa funzione esponenziale dipende da lambda e da R su 0, dove lambda sarà il calore specifico di vaporizzazione ed R su 0 la costante del gas del vapore. Epsilon 0 è questo punto di riferimento, che è 611 Pascal. T con 0 invece è pure una temperatura di riferimento, che è 273.15 gradi Kelvin. Due cose quindi abbiamo visto in questa parte. Una, che l'equazione dell'evaporazione è comunque, dal punto di vista della massa, è un'equazione di diffusione. E la seconda, che l'andamento di questa diffusione è sicuramente regolato da che cosa? Dal comportamento di equilibrio del sistema, in particolare dal potenziale chimico, e dalle curve di Clausius-Clapeyron, che ci permettono di determinare qual è la pressione di equilibrio o tensione di vapore, per cui quanto vapore c'è ad una certa temperatura. Dopodiché qua ho scritto altre cose. La fisica dell'evaporazione è fisica dell'evaporazione, segue i principi della fisica, quindi la massa è conservata, l'energia è conservata, la quantità di moto è conservata. Non succede niente di particolare. E quando parliamo di evaporazione usiamo anche altre leggi costitutive, per esempio, che io qui l'ho usato in un passaggio, anche se ve l'ho spiegato a voce, per esempio la legge ideale dei gas che abbiamo usato, che è la legge costitutiva. Un altro elemento che compare è la curva di Clausius-Clapeyron, che qui non è neanche nominata. In generale, dopo, vi sono altri elementi che compaiono nel trasporto. Il trasporto della produzione, diciamo, quello che abbiamo visto ora è la produzione di vapore. Come avviene la produzione di vapore? Avviene perché sono le ragioni termodinamiche per questo avvenimento. Dalle superfici, siano liquide o porose, contenenti acqua, vi è una produzione di vapore che segue una legge tipo legge di Fick, che è una legge di diffusione. Dopodiché però, quando questo vapore entra in aria, il vapore viene ricircolato dai moti atmosferici e l'aria in atmosfera si muove di moto turbolento generalmente, e la turbolenza in particolare aumenta il mescolamento
del vapore con il resto dell'atmosfera. Se l'evaporazione avvenisse e si muovesse sempre solo per diffusione molecolare, chiamata che è quella di cui abbiamo parlato, si avrebbe molto meno vapore in giro per l'atmosfera. C'è un fenomeno, quello del mescolamento turbolento, che l'aumenta in maniera importante ed è questo che andiamo a vedere nel prossimo serie di slide.